Questo software non è l'unico che possiamo utilizzare per la progettazione dei database. In particolare, vedi, abbiamo necessità di completare i collegamenti degli attributi con la relativa entità che viene rappresentata nel rettangolo, la relazione nel rombo, la cardinalità di una relazione o grado di una relazione nello specifico con il grado di molteplicità. Infatti una classe è composta da più studenti, poi abbiamo la chiave esterna che sarà duplicata all'interno dell'entità studente che viene messa sulla relazione. Per effettuare i collegamenti non dobbiamo fare altro che andare sul collegamento linea e trascinare ogni singola, linea fra l'attributo e l'associazione. Ti ho fatto vedere questo per farti vedere appunto come si realizza tale modello di entità relazione all'interno del nostro progetto. Continuiamo l'operazione e vedi che la chiave primaria è stata indicata con una sottolineatura. Il nostro modello è stato completato. Possiamo vedere come caratterizzare le chiavi primarie che sono state definite all'interno del nostro modello, il codice della classe con dato numerico, come vedi qua ho messo il nome dell'attributo e diciamo che sia una chiave, ho definito qui chiave debole perché la chiave esterna è una chiave debole in quanto può avere anche valore non assegnato nella relazione di destinazione appunto che sarà studente. E poi i vari attributi, via via che andiamo a definire il nostro modello. Il modello entità relazioni è quindi quello che abbiamo progettato nel software DIA, che è un programma open source per la progettazione del database. Utilizzando le regole di derivazione di CUD spiegate nella lezione teorica, sappiamo che ad ogni entità corrisponderà una relazione o tabella e che ogni attributo corrisponderà diciamo un campo e che dovrà essere definita per ogni entità la chiave primaria ed eventualmente la chiave esterna laddove le tabelle o relazioni debbano essere correlate. Inoltre, vedendo il modello logico tabellare, vediamo subito che i vari campi sono contraddistinti dall'avere un tipo di dati, una dimensione, occorre stimare, e delle annotazioni che riguardano le caratteristiche specifiche di ogni singolo attributo. Ad esempio, la classe deve essere un valore non nullo, così come il codice della classe una chiave primaria. Andando a vedere la tabella studente o relazione studente, si ottiene lo stesso, diciamo, risultato e andiamo quindi a definire in effetti adesso in SQL. Praticamente attraverso un software DBMS, che è appunto MySQL, la creazione di queste tabelle e di queste database. Per poter utilizzare DBMS MySQL abbiamo installato precedentemente la suite XAMPP, che è composta da vari programmi open source, fra cui DBMS MySQL. Abbiamo installato XAMPP in quanto a noi interessa tutta la piattaforma web, in effetti, che è costituita dal web server Apache, che interpreta e decodifica le pagine HTML e PHP attraverso l'interprete PHP, il DBMS MySQL ed altri tool che poi vedremo man mano che andremo avanti. Per farlo partire MySQL occorre andare appunto in questa icona, fare doppio clic e come vedi il pannello di controllo ci mostra una serie di servizi che possono essere avviati. Abbiamo Apache, MySQL, FileZilla che è il server FTP, Mercury che è il server email, Tomcat che è il server JSP, cioè permette di interpretare ed eseguire delle pagine Java su un web server. A noi in questo momento interessa solo MySQL. Facciamo clic su Start, aspettiamo un attimo, come vedete è partito immediatamente il server DBMS che ascolta sulla porta 3306, è una porta TCP. Ora noi potremmo parlare della configurazione, ma non è questo l'argomento di oggi. A
A questo punto andiamo a vedere, per ora, in maniera molto banale, come si utilizza praticamente appunto il server di BMS MySQL. Per fare questo apriamo una scheda dei comandi. Una scheda dei comandi che ci permette immediatamente di andare nel vivo della cartella XAMPP che è stata appunto installata sul nostro computer. In un appendice faremo vedere l'installazione, ma è molto semplice. E andiamo immediatamente ad aprire la cartella, vedete, MySQL. Quindi, attraverso il banale comando DOS, saremo cd MySQL. Abbiamo aperto la cartella e vediamo che all'interno della cartella MySQL, dopo aver digitato appunto il comando dir, abbiamo una cartella bin. Poi ci sono le altre cartelle, sottocartelle, poi ne parleremo man mano che le utilizzeremo. Andiamo nella cartella bin e vediamo che all'interno della cartella bin troveremo tutti i file binari di MySQL. Quello che interessa a noi in questo momento è il client, ovvero il software che è chiamato comunemente MySQL.exe per andare a utilizzare il nostro DBMS lato client. Andiamo a lanciare il comando MySQL, immediatamente ci dice che non possiamo avere accesso per l'utente che è stato, diciamo, predefinito. Inserisco l'opzione meno U root ed ecco che lui entra senza password. Questa non è una buona cosa, però per l'ambiente di prova va più che bene. E abbiamo la possibilità di andare a vedere tutte le informazioni che sono disponibili sul nostro appunto server di BMS. Andiamo quindi a taggiare un poco i comandi, diciamo, MySQL. Cominciamo a scrivere il comando show databases e ci dovrebbe far vedere l'insieme dei database presenti all'interno del nostro server di BMS. Poi spiegheremo in una lezione successiva dove salva appunto i database. Terminiamo con il punto e virgola e vediamo che immediatamente il programma ci restituisce un output. L'output è l'insieme dei database, alcuni sono predefiniti, non vanno assolutamente, diciamo, alterati perché contengono, diciamo, tutta l'impostazione del server di BMS, quali permessi, utenti e host di accesso, ma ne parleremo, e abbiamo quindi una serie di database già distribuiti. In questo caso vogliamo creare un nostro database e faremo create database e il nome del database. Lo chiameremo database per ora istituto. Facciamo seguire dal punto e virgola. Immediatamente lui ci risponde che è andato a buon fine e utilizzeremo use appunto che serve per dire a MySQL di utilizzare il database appena creato. A questo punto possiamo immediatamente passare alla creazione delle nostre tabelle secondo quelle che sono appunto le richieste del nostro problema. Per prima cosa ricordiamoci che nella creazione delle tabelle vanno create sempre prima le tabelle che nel modello entità relazioni giocano il ruolo 1, in quanto la chiave primaria sarà poi esportata come chiave esterna nella tabella di destinazione. Allora faremo create table nome tabella classe. Poi apriremo la parentesi tonda. Possiamo andare da capo per comodità di ragionamento e faremo codice classe e andremo a inserire la clausola auto increment. Poi andiamo a inserire il nome della classe e faremo un varchar, cioè un campo a lunghezza variabile massimo 10 caratteri, not null. Poi andremo a inserire la sezione, che è un char tipicamente di due lettere al massimo, not null, ci riferiamo alla realtà che andiamo a rappresentare. Andiamo poi all'indirizzo, che è invece un varchar perché è un campo a lunghezza massima per esempio di 50
caratteri, che è il diritto di studio, e infine inseriremo la clausola primary key sull'attributo che abbiamo scelto essere il numero dell'attributo che rappresenterà la chiave esterna. Andiamo a chiudere le doppie parentesi e terminare col punto e virgola. La tabella è stata creata con successo. Vogliamo vedere come appunto è stata strutturata DELC nome tabella classe. Punto e virgola, e immediatamente MySQL, vedete, ci mostra la composizione della nostra tabella. Questa è la struttura portante della nostra tabella. Andiamo immediatamente a creare quindi l'altra tabella, quella studente, sempre nella medesima modalità. Questa volta però utilizzeremo come numero di matricola un char, ad esempio, di 4. Poi andremo avanti e dichiareremo il nome dello studente, e sarà una stringa che magari non è più grande di 30 caratteri. Poi definiremo il cognome in maniera analoga a quanto appena diciamo inserito. Poi definiremo la data di nascita, date not null, ricordiamoci che le date poi vanno impostate in formati particolari. Andiamo a definire a questo punto il codice della classe, la nostra chiave esterna, che poi avrà anche un nome diverso. Io adesso lo inserisco in questo modo, per farti capire che non necessariamente deve coincidere con il nome della chiave primaria dalla quale la chiave esterna sarà derivata, e andiamo a definire, cioè appunto in questo caso il numero della matricola dello studente. Poi andremo a definire la chiave esterna con la clausola foreign key, appunto, tra parentesi, la chiave esterna in questo caso è questa qui che abbiamo appena creato, che però è riferita, diciamo, alla tabella classe e alla chiave primaria della tabella classe, che è appunto codice classe. Quindi, leggendo un po' la sintassi, abbiamo una serie di clausole che vengono definite. Quindi la sintassi è composta da una serie di clausole finali: primary key per la chiave primaria, foreign key, diciamo, la chiave esterna che sarà poi riferita alla chiave primaria. In questo caso non abbiamo messo ulteriori opzioni di integrità referenziale. Andiamo e lui ci consegna, diciamo, un errore legato probabilmente a un errore di sintassi. Allora andiamo a ripetere con la freccia del cursore in alto, diciamo, la nostra query in maniera, diciamo, attenta. Ovviamente dovremmo riscrivere tutto. Per evitare di riscrivere tutto, andiamo quindi a questo punto a selezionare i campi che ci interessano molto velocemente. Numero di matricola va bene, poi abbiamo detto il nome va bene, il cognome va bene, la data di nascita va bene come formato, la chiave primaria, anzi la chiave esterna va bene. Poi la chiave primaria, appunto, che il numero della matricola, il nome della lettera identico, va bene. A questo punto rimane foreign key e vediamo che c'era una parentesi in più. Infatti la query adesso è andata a buon fine. Quindi ovviamente la linea di comando è molto complicato, però questo può essere utile per imparare in maniera precisa la sintassi. A questo punto andiamo a mostrare la tabella studente e abbiamo ottenuto già i dati del nostro studente. Ora ti faccio vedere l'inserimento
solo di una classe. Per vedere l'inserimento della classe andiamo a fare dec classe e lo troviamo già pronto. In questo caso, poiché la chiave è auto incrementata, noi potremmo fare la sintassi insert into classe, che cosa? Values. Allora utilizziamo la notazione contratta quando noi sappiamo bene che non ci sono diciamo valori supplementari da inserire, ovvero mettiamo i cambi nell'ordine in cui sono stati posti. Allora, per esempio, questa è la classe terza, la sezione è per esempio la G, indirizzo informatica. I cambi sono stati messi nell'ordine in cui sono stati preselezionati. Andiamo a questo punto a fare insert e, come vedete, i dati sono stati inseriti correttamente. Cosa abbiamo particolarmente usato qui? Abbiamo inserito il valore autoincrementato con gli apici singoli, perché sarà compito del nostro DBMS inserire in maniera autonoma le chiavi. Andiamo a ripetere la stessa operazione per un'altra classe, basta ripetere semplicemente e cambiare i valori in modo tale che ci troviamo già un elenco di dati e che non guasta. Andiamo a questo punto anche a definire un'altra sezione su cui poi lavoreremo, diciamo, per le query, appunto le famose interrogazioni. Quindi vedete, alla fine diventa pure abbastanza agevole, per pochi dati è abbastanza semplice. E a questo punto possiamo andare a vedere, attraverso l'utilizzo della select asterisco from classe, che cosa è stato appunto creato. Ed ecco che le chiavi primarie sono state numerate dalla numero 1 alla numero 6. Ora vogliamo andare a inserire un dato di uno studente. Per inserire il dato dello studente utilizzeremo sempre la clausola insert, però in questo caso vediamo un attimo la tabella studente come è composta. Ci sono più campi, logicamente, e a questo punto andremo a fare sempre insert into studente values valori di cosa? In questo caso il numero della matricola lo dobbiamo mettere. Poi c'è il nome della persona che va fra apici. Poi c'è il cognome, abbiamo chiesto a fra apici, la data che deve essere messa per ora nell'ordine, diciamo, anglosassone, secondo questa notazione che vi sto facendo vedere, anno, mese e giorno. Questa è una cosa che andremo a correggere attraverso, diciamo, delle altre clausole. Codice classe 1. A questo punto, se non abbiamo sbagliato, i dati sono stati inseriti. Andiamo a inserire un altro studente nella stessa classe. Abbiamo un poco i dati. E ovviamente la chiave esterna può essere la stessa, perché nella stessa classe ci possono essere, diciamo, più persone in base alla relazione. Quindi adesso stiamo cambiando un attimo la situazione, stiamo cambiando i dati in maniera veloce, abbiamo inserito anche in un'altra classe. Ovviamente la matricola ci ha dato errore perché già era una chiave esistente, andiamo a modificare, è andato tutto bene, come è logico che fosse. Questo inseriamo l'ultimo dato e a questo punto, dopo abbiamo inserito l'ultimo dato, andremo a vedere, per completare la nostra esercitazione, diciamo così, cosa è venuto fuori. Quindi avremo select asterisco from studente e abbiamo ottenuto i dati del nostro studente. E con questa prima
parte, abbiamo concluso l'esercitazione pratica. Siamo usciti dalla console, dobbiamo fermare il nostro DBMS per evitare errori di malfunzionamenti ed inconsistenze. Clicchiamo sull'icona stop e fermiamo il nostro DBMS. Possiamo a questo punto cliccare sul pulsante di chiusura di XAMPP e abbiamo terminato l'esercizio.